Appena laureato, è venuto un professore di mineralogia alla seduta di laurea. E Lorenzo Caravelli, professore noto nel mondo ambiente, il quale chiedeva di un fisico che potesse fare un po' di esperienze un po' più approfondite, no? Di quelle che faceva l'istituto tradizionalmente, l'istituto di mineralogia di Bari. Indicavano me e io presi al volo l'invito. Tuttavia, la mineralogia per me era una materia assolutamente non interessante. Per quanto mi sforzassi di leggere i libri che mi passavano, la trovavo molto, molto poco interessante. Per cui cercavo animatamente qualche cosa che potesse interessarmi, qualcosa di più matematico, perché io ero un po' portato in quella direzione. E a un certo momento scopro la cristallografia. Cristallografia che Garavelli, professor Garavelli, voleva portare a Bari. E aveva mandato Menchetti, professor Menchetti, a Firenze per un anno per imparare l'ABC della cristallografia qui da professor Mazzi. Menchetti è venuto, è tornato a Bari e ci ha detto un po' le cose che sapeva, io ero nuovo, e mano a mano siamo andati avanti in questa maniera, per cui a un certo momento le strade si sono divaricate. Io mineralogia non l'ho fatta più e ho fatto cristallografia. E di mineralogia non ne volevo sapere nulla, e infatti ancora adesso non ne so nulla, questo per dire la verità. Va bene.